Domani è San Valentino, è usanza fare un regalo alla propria fidanzata o moglie. Tu sei più per i fiori, per i cioccolatini o cosa? Ma dipende se se l'è meritato più per i cioccolatini, magari anche i fiori, dipende. Bisogna sentirselo un po' dal cuore e poi, tra l'altro, poi domani sera al Teatro Rasi ci sarà proprio appunto uno spettacolo che si chiama San Valentino e lì per tutti gli ospiti che arriveranno ci saranno gli spumanti per i single, tra l'altro, sarà tratto da Romeo e Giulietta e credo che però domani forse dei fiori. Quindi regalerai fiori, rose, rose. Gialle, basta con questo romanticismo, le donne bisogna che si diano un attimo una regolata. A me mi piacciono fiori. Rose, rose rosse. Sì, rose rosse, queste mi piacciono. E tu fai, ti è mai capitato di fare regali per San Valentino? Sì, li faccio sempre mio marito, perché io sono sposata e ho 20 anni che sono sposata e ogni volta faccio regali mio marito. Premetto che lavoro perché faccio il cameriere, quindi però un pescerino alla mia ragazza glielo farò sicuramente. Ma si orienta verso i fiori, i cioccolatini o cosa? Ma al solito un profumo abbinato a un fiore. Cioccolatini no. Rose Non lo so, vediamo. Può essere anche un'orchidea, vediamo. rosse? Invece di regali a San Valentino ne hai mai ricevuti? Se sì, che cosa è che ti ha fatto più piacere? Ma me l'ha anticipato 2 giorni fa, ho ricevuto dell'intimo, quindi. Questo basta. Allora, un parfumo, un braccialo. Non posso parlare di più perché non trovo le parole giuste. E il pensierino più carino che abbia mai ricevuto? Se lo ricorda qual è? Ma sì, un pupazzone con la forma di cuore gigante. Com'è simpatico, via. Domani è San Valentino, vedo che in mano hai già una busta con dentro un regalo, quindi ti sei organizzato. Sì, ci siamo organizzati bene. Senti, cosa regalerai alla tua fidanzata? Si può sapere? Oh, sì, Non vorrei che guardasse la televisione, quindi. però senti, e come lo festeggerete San Valentino? Ma penso normale, al cinema, ci vediamo un film, poi mangiamo qualcosa e stiamo insieme. Quindi a cena fuori? No, in casa. Ci guardiamo un film fuori, l'importante è stare insieme questo giorno qua. Cioè non fare tante cose particolari. Io lo festeggio, però Come? niente di particolare in casa in realtà, quindi Una un po' cenetta? controcorrente, sì. Una Sì, cenetta? niente di scenico, insomma, chissà che cosa, ecco. Senti, una cenetta preparata da te o te Sì, la fai preparare? rigorosamente da me, perché c'è crisi, insomma, allora preparo io, faccio tutto io. Il menù è un menù speciale molto alla San Valentino oppure cose semplicemente così che amate No, penso mangiare? che farò un bis di pasta perché siamo pasta asciuttare, quindi pasta, niente di più. Senti, San Valentino comunque è una bella occasione per diciamo avere una serata in più per stare insieme o è qualcosa di più? Ma no, in realtà per me è una serata come un'altra, è un modo per stare insieme, niente di più, ecco. Tu lo festeggerai San Valentino? No, no. Sono single, quindi non festeggio. E però, quindi, e i single hanno una maniera diversa per festeggiare San Valentino? No, io guarderò la partita dell'Inter domani, festeggerò con l'Inter. Con un amore, Un amore anche quello, no? Buon San Valentino allora. Grazie. Me lo dice nella sua lingua. Gesù è Valentinin.